Il 21 aprile è stata inaugurata al Cubo Unipol di Bologna La Liberazione di Bologna, un'inedita interpretazione a colori. La mostra è stata allestita grazie al ritrovamento di alcune fotografie a colori presso l'Archivio Nazionale di Washington. Questa mostra nasce con l'intento di mettere in evidenza e valorizzare una scoperta molto importante, o meglio un ritrovamento fortuito e fortunato che un ricercatore, Gabriele D'Autiglia, ha fatto presso i National Archives di Washington. Sono casualmente emerse 56 fotografie a colori che raccontano proprio l'arrivo degli americani sulla nostra terra, sulla nostra penisola. Il momento è proprio quello della consegna delle armi da parte delle brigate partigiane. È il 25 aprile 1945. Questa scena vede il corteo dei partigiani che attraversano la città, arrivano in Piazza Maggiore, che allora si chiamava Piazza Vittorio Emanuele II, vengono diciamo celebrati dalle autorità cittadine e dagli alleati, e poi consegnano le armi. Le pellicole a colori, la fotografia a colori svela il dettaglio dell'abbigliamento di questi partigiani. Il bianco e nero ha molto uniformato il colore dell'abbigliamento di questi partigiani, tant'è che è stato facile essere tratti in inganno e supporre che la parata fosse composta da persone vestite con un abbigliamento paramilitare. Sembra appunto che abbiano delle tute di colore grigio-verde, come possiamo vedere. In realtà poi la fotografia a colori ci svela un dettaglio interessante e che fino ad oggi non era stato possibile individuare. Come vediamo, queste persone indossano delle tute blu, che sono delle tute da lavoro. I partigiani, nel momento in cui vanno a consegnare le armi, non le consegnano con un abbigliamento militare, ma proseguono il loro corteo dopo averle consegnate come un vero e proprio esercito, che potremmo definire un esercito del lavoro. Le fotografie, sia in bianco e nero che a colori, sono delle istantanee dello stesso giorno e dello stesso momento. Prima cosa che possiamo dire è che è evidente che le fotografie in bianco e nero sono state scattate da degli italiani. Il punto di vista della fotografia è un punto di vista differente rispetto alla fotografia a colori. Nelle fotografie in bianco e nero vediamo che i partigiani sono ritratti frontalmente, quindi è possibile vedere i volti di queste persone. Mentre invece le fotografie a colori sono state ritratte da americani anche in virtù del fatto che hanno privilegiato un altro punto di vista, che è il punto di vista della consegna delle armi, e quindi vediamo che tutti i personaggi sono ritratti di spalle. La mostra fotografica e documentale sarà visibile presso i nostri spazi, presso la Mediateca di Cubo, fino al 5 maggio. Oltre appunto alle fotografie, abbiamo anche degli apparati multimediali che permettono di consultare del materiale. Principalmente si tratta di documenti d'archivio, video e fotografie, di materiale fornito sia dall'Istituto Luce che dalla Fondazione Gramsci, che sono stati i nostri partner nell'organizzazione di questo evento.